Mercoledì 1 luglio, bentrovati con una nuova edizione del TG Estate di Cilento Channel. In apertura, Agropoli, oggi 1 luglio, come ho appena marcato, insomma, in apertura del nostro telegiornale, si doveva avere la riattivazione del pronto soccorso e dei reparti, ma nulla è stato fatto. Vediamo nel dettaglio il servizio che abbiamo realizzato presso il nosocomio agropolese. Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel, come vedete alle mie spalle ci troviamo presso l'ospedale civile di Agropoli. Oggi mercoledì 1 luglio, pensavamo di potervi dare una buona notizia per quanto riguarda il nostro presidio ospedaliero, ma a quanto pare, ecco, le promesse fatte dal governatore della Campania Vincenzo De Luca proprio la settimana scorsa di riaprire il nosocomio agropolese entro la fine di giugno non sono state mantenute. Dunque, oggi, come dicevo, mercoledì 1 luglio, la riattivazione dell'ospedale civile non è ancora avvenuta. Ma ci spostiamo proprio presso il pronto soccorso di questo ospedale per continuare a documentare questo nostro servizio televisivo che oggi mostra, insomma, lo stato attuale dell'ospedale civile di Agropoli. E ci siamo spostati proprio davanti al tanto atteso pronto soccorso che vedete, ecco, alle mie spalle. Un pronto soccorso che purtroppo questa mattina, come vi dicevo in apertura, non è attivo e dunque, come anche i reparti all'interno della struttura, non sono stati riattivati. Ecco, ci siamo informati da chi di dovere per capire il ritardo di questa riattivazione, ma la risposta, insomma, è che ci sono degli ultimi accorgimenti da fare per quanto riguarda i posti di rianimazione legati appunto al pronto soccorso e poi partiranno anche le sale operatorie. Tra l'altro entro venerdì, insomma, ci hanno detto che si saprà anche quando il governatore della Campania verrà ad inaugurare, insomma, il nostro presidio agropolese. Ecco, quello che ci tengo a precisare per coloro che guarderanno questo servizio è che oggi attualmente allo stato dei fatti, mercoledì 1 luglio l'ospedale non è assolutamente attivo, quindi mi rivolgo soprattutto alla fascia d'età degli anziani, ma non solo, anche a persone con patologie, insomma, con problemi seri anche cardiaci. Ecco, questo è il consiglio, di non perdere tempo, ecco, presso la struttura ospedaliera di Agropoli, almeno in questo momento, ma di andare altrove, magari in strutture ben attrezzate per quanto riguarda le problematiche, perché, come vi ho ben spiegato, la struttura ospedaliera, ecco, non può accogliere emergenze, anche perché non siamo rientrati assolutamente nella rete dell'emergenza, dunque le ambulanze non si fermano presso il pronto soccorso e quindi è meglio non perdere ulteriore tempo. Quindi questo era doveroso per quanto riguarda la nostra emittente televisiva Cilento Channel, che è sempre stata attenta alla problematica dell'ospedale civile di Agropoli. Ecco, volevamo informarvi di questa situazione attuale e ci auguriamo, insomma, che come ci hanno riferito, per il prossimo 10 luglio o al massimo 15 luglio, a questo punto dobbiamo affidarci alla sorte,
si potrà godere almeno di una riapertura, ovviamente non come quella del 2013, perché come abbiamo ben spiegato anche nel servizio televisivo che abbiamo realizzato la settimana scorsa, l'ospedale non avrà tutti i reparti che nel 2013 erano attivi nel presidio agropolese. E dunque è comunque una ripartenza della nostra struttura ospedaliera e ci auguriamo insomma che possa essere potenziata con il tempo. Ci saranno degli interventi di lieve entità all'interno della struttura, il laboratorio analisi H24, la radiologia, ma questo già insomma era stato attivato anche negli anni precedenti per quanto riguarda il pronto soccorso. Ma la cosa più importante insomma che ci preme chiedere ovviamente ancora una volta è che le ambulanze, dunque che il presidio ospedaliero rientri soprattutto nella rete dell'emergenza e quindi che le ambulanze possano fermarsi presso il pronto soccorso che vedete alle nostre spalle. Io vi ringrazio e mi dispiace di non avervi potuto dare una bella notizia quest'oggi, ma insomma ci auguriamo che nei prossimi giorni potremo ritornare qui e sorridere e gioire insomma di questo inizio per quanto riguarda la riattivazione dell'ospedale civile di Agropoli. E ad intervenire sull'ospedale civile di Agropoli, sulla riattivazione di questo 1° luglio, è anche il primo cittadino di Castellabate, Costabile Spinelli, con un post sul suo profilo Facebook. Oggi è il 1° luglio, giugno è ormai passato e nessun reparto dell'ospedale di Agropoli è stato riattivato. Ho ascoltato diversi proclami dei quali ho sempre diffidato, anche se non sono tra quelli che tifano per una falsa partenza. Sono anzi sicuro che, magari in prossimità delle elezioni regionali, qualcosa si muoverà. Dopo aver fatto ricorso al TAR opponendomi al piano regionale di programmazione della rete, pretendo però che l'ospedale ottenga il requisito di DEA di primo livello, come per tutti gli ospedali della provincia di Salerno, anche considerando che quello di Agropoli rappresenta l'unico presidio costiero essenziale per un territorio turistico come il Cilento. Agli annunci attendo i fatti, conclude così il post del sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli. E continuiamo con le notizie, passiamo alla cronaca. Si è tolto la vita impiccandosi ad un albero presso la propria abitazione l'uomo di Agropoli, residente in località Moio. Probabilmente le cause del terribile gesto sono da attribuire a delle problematiche familiari. Dissequestrata dunque la salma, è stata restituita ai familiari per i funerali. Continuiamo ancora con la cronaca, non ce l'ha fatta invece il 48enne che è stato coinvolto nell'incidente stradale avvenuto proprio ieri pomeriggio a Santa Maria di Castellabate, nei pressi dello stadio Carrano. L'uomo originario dell'Est Europa era stato trasportato d'urgenza presso il nosocomio vallese insieme ad un'altra persona che era all'interno della macchina, una Jeep. L'auto è finita violentemente contro un albero sul posto. I caschi rossi che hanno dovuto faticare non poco per estrarre gli uomini dalle lamiere. Sul posto anche i sanitari del 118, oltre ai militari della compagnia carabinieri del posto. Adesso invece ci spostiamo a Salerno, dove presso il porto di Salerno sono stati sequestrati 14 tonnellate di droghe prodotte dall'ISIS. Ecco, vediamo il servizio che arriva dalla nostra corrispondente di Salerno.
Pasticche per finanziare il terrorismo, 14 tonnellate di anfetamine, circa 84 milioni di pasticche con il logo Captagon, nota come la droga dell'ISIS o la droga della Jihad. Si tratta del più grande sequestro a livello mondiale di questo tipo di sostanze, quello effettuato nel porto di Salerno dal GICO, il gruppo investigazione criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Napoli. In esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Napoli, la Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un'organizzazione con proiezioni internazionali dedita all'importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Un sequestro al termine di lunghe e complesse indagini che ha portato i finanzieri a tracciare 3 container sospetti in arrivo al porto di Salerno contenenti cilindri di carta per uso industriale e macchinari. I container, portati in un luogo attrezzato, sono stati ispezionati all'interno con l'ausilio di tecnici specializzati e con la preziosa collaborazione della sezione antifrode dell'Agenzia delle Dogane di Salerno. I cilindri di carta, alti circa 2 metri e del diametro di 140 centimetri, verosimilmente costruiti in Germania, sono stati consegnati in multistrati in grado di celare allo scanner il contenuto riposto negli strati interni di circa 350 kg di pasticche per ogni cilindro. 84 milioni di pasticche riportanti il simbolo Captagon, che contraddistingue la droga dell'ISIS. Come noto, l'ISIS infatti finanzia le proprie attività anche e soprattutto con il traffico di droghe sintetiche prodotte in gran parte in Siria, diventata per questo motivo negli ultimi anni il primo produttore mondiale di anfetamine. Il Captagon viene smerciato in tutto il Medio Oriente ed è diffuso tra i combattenti per inibire paura e dolore sia tra i civili, anche perché non fa sentire la fatica. Prodotta inizialmente soprattutto in Libano e diffusa in Arabia Saudita negli anni 90, questa sostanza stupefacente è ricomparsa nei covi dei terroristi, come ad esempio nell'attacco del Bataclan di Parigi del 2015, ed è perciò stata soprannominata la droga dell'ISIS. Già 2 settimane fa, sempre nel porto di Salerno, gli specialisti del gruppo investigazione e criminalità organizzata, il GICO del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Napoli, avevano intercettato un container con un carico di copertura costituito da capi di abbigliamento contraffatti contenente 2.800 kg di hashish e 190 kg di anfetamine, oltre 1 milione di pasticche con lo stesso simbolo e Captagon. Quanto alla destinazione finale, è verosimile che sia coinvolto un consorzio di gruppi criminali, sia per il valore totale delle spedizioni, sia per la distribuzione sui mercati di riferimento. Sono in corso ora ulteriori indagini per individuare i responsabili che, proprio in relazione all'ingente quantitativo sequestrato, potrebbero operare per conto di un cartello di clan di camorra in grado di commercializzare le sostanze in ambito internazionale. E ci fermiamo qualche istante per dare spazio alle offerte commerciali. A tra poco. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro polifunzionale Elysium, piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno, info @elysiumforyou.it. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno. Villa Franca,
a Domignano Scalo per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattini ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, profumeria fornitissima delle più grandi firme. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, via Mattini, Agropoli. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa, Italia! Ben ritrovati con la seconda parte del nostro telegiornale. Andiamo nuovamente su Agropoli. Il servizio InfoPoint sul territorio comunale agropolese sarà operativo tutti i giorni a partire da oggi, mercoledì 1 luglio. I punti informativi attivi sono in Piazza della Repubblica, Porto Turistico, Lungomare San Marco, Piazza Luigi Iorio, Stazione Ferroviaria, e gli orari di apertura sono dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 per gli InfoPoint di Piazza della Repubblica e del Porto, dalle ore 9 alle 13 e dalle 19 alle 24 per quello collocato sul lungomare San Marco. Infine, l'InfoPoint nei pressi della stazione ferroviaria osserverà orario continuo dalle 9 alle 21 ed è quest'ultimo è gestito tra l'altro in collaborazione con Vivi Cilento, mentre gli altri punti informativi con l'associazione Cilentomania. Quest'anno per la prima volta gli InfoPoint sono inseriti in una rete intercomunale che collega che li collega a quelli di Capaccio Pestum e di Castellabate. Grazie alla collaborazione con l'associazione Cilentomania è stata prevista anche l'attivazione di un numero unico per tutto il territorio, utile per ricevere info turistiche, raggiungibile all'800 983 889, attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21. In tal modo si dà seguito ad una delle azioni previste nel protocollo d'intesa siglato poche settimane fa tra i tre comuni costieri, appunto il 6 giugno scorso, e dunque un servizio importante con una copertura capillare sul territorio, finalizzato ad essere di ausilio al turista per fargli conoscere ed apprezzare le nostre città cilentane. E continuiamo ancora con le notizie. Al comune di Acquara ieri mattina invece si è tenuto un incontro tra il sindaco Antonio Marino e la direzione dell'ASIS per affrontare le problematiche dell'emergenza acqua. Al termine dell'incontro, entro giovedì prossimo, si dovrebbero contenere i problemi derivanti dall'approvvigionamento idrico. Se l'emergenza dovesse avere un seguito, si avvierà un calendario di turnazioni onde evitare ulteriori disagi. Il comune inoltre ha già individuato due punti di integrazione alla fornitura, i quali verranno immessi in rete appena si avranno le analisi dell'acqua. Di comune accordo con l'ASIS, il comune ha deliberato la richiesta di avere sempre in loco un operatore in modo tale da essere subito operativi in caso di qualsiasi esigenza. Inoltre l'ente comunale si è fatto carico di un contributo spese ove mai ce ne sia bisogno per l'acquisto di attrezzature utili alla continuità idrica domestica. Sulla base di queste informazioni il comune si appella al buon senso dei cittadini sull'utilizzo dell'acqua, così da evitare qualsiasi spreco ed inconveniente. Ci spostiamo invece adesso nuovamente ad Agropoli. L'amministrazione comunale, retta dal sindaco Adamo Coppola, continua a portare avanti l'obiettivo di valorizzazione del turismo naturalistico nella città di Agropoli con una nuova iniziativa che riguarda l'area di Trentova, Tresino ed il Vallone. L'iniziativa sarà svolta dall'associazione Trekking Cilento Agropoli, che da anni si occupa della zona e che dal 2014 ha un protocollo d'intesa proprio con l'ente comunale per la promozione dell'escursionismo nell'area. La proposta progettuale presentata all'ente tratta il ripristino e la cura degli antichi sentieri ricadenti nell'area naturalistica di Trentova, Tresino ed il Vallone. Inoltre, insomma,
saranno effettuati interventi per l'anno 2020, riguarderanno il ripristino dei sentieri di Cala Scoglio del Sale, di Cala Passena e di Cala Blu, ma anche l'inaugurazione del nuovo sentiero di Santa Croce, oltre alla segnaletica, ai vari allestimenti e alla manutenzione delle aree per tutto l'anno. Ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, a tra poco. Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent. Ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Griff delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni, lenti a contatto. Focus Point, via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, i pavimenti e rivestimenti delle migliori marche, vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia, Capaccio Scalo Salerno. Per il tuo benessere psicofisico, studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Convergenze. Internet, phone, TV, energie. Ben ritrovati, terza ed ultima parte del nostro TG Estate. Andiamo nel Vallo di Diano, atti di inciviltà al rifugio Cervati, il rammarico dei gestori. Nel servizio ce ne parla la nostra corrispondente, sentiamo. Il Monte Cervati, sempre più meta di turismo escursionistico, è spesso vittima di gesti irresponsabili come l'abbandono di rifiuti di vario genere. Di recente è stata trovata immondizia nell'area antistante il rifugio Casa Rosalia, che da anni rappresenta un presidio a tutela di tutta l'area grazie ai gestori impegnati anche in attività di conservazione e sensibilizzazione. È bastata qualche settimana di chiusura perché qualcuno si sentisse libero di dare sfogo alla sua ignoranza. Ne danno notizia gli stessi gestori, che esprimono rammarico per l'accaduto. Passerà ancora qualche settimana prima della nostra riapertura, dicono, e purtroppo la nostra assenza in montagna si fa spiacevolmente notare. Ringraziamo gli imbecilli che hanno ben pensato di rompere la staccionata e lasciare i loro rifiuti. Nessun danno alla struttura, la cosa pessima sono proprio i rifiuti abbandonati. Il problema è che molti escursionisti si aspettano che in montagna siano raccolti dai comuni competenti, ma è un grave errore. I rifiuti, sottolineano, devono tornare a valle, sarebbe necessario non produrne di inutili tipo la plastica. Tutti quindi possono fare la propria parte per contrastare un fenomeno molto più diffuso di quel che si immagini. Basta seguire delle semplici regole per camminare in montagna senza lasciare tracce del proprio passaggio, con desolanti spettacoli per chi quei luoghi li ama e li rispetta, come i ragazzi del rifugio, che in queste settimane sono stati costretti anche a chiudere il bivacco adiacente alla loro struttura, sempre a causa di persone irrispettose delle cose altrui e del territorio. Lo abbiamo aggiustato, pulito e ripulito per poter garantire a tutti gli escursionisti del Monte Cervati un
appoggio gratuito dove dormire o mangiare. Purtroppo, in seguito ad una fruizione poco civile, hanno annunciato, ci troviamo costretti a dover regolamentare l'accesso, predisponendo la chiusura del locale di emergenza. Chiunque voglia usufruirne può presentare richiesta al comune di Piaggine per ottenere le chiavi. È chiaro a questo punto che la loro presenza a far da deterrente all'inciviltà, le cui conseguenze ricadono sui tanti escursionisti rispettosi che vivono la montagna, rispettandola e rispettando chi si impegna a preservarla. E sul ritorno alla normalità post-Covid-19 abbiamo la riflessione di padre Antonio De Luca. Sentiamo. La grande emergenza sanitaria che abbiamo vissuto ci ha messo di fronte alle nostre responsabilità ambientali, sociali, educative ed economiche, lo ha affermato il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, padre Antonio De Luca, che facendo una riflessione sulla parziale uscita dall'emergenza e sul ritorno alla normalità ha evidenziato che il contagio e la diffusione del virus hanno mostrato che la famiglia umana è sottoposta ad una insidiosa minaccia che riguarda il futuro e la sopravvivenza della vita sulla Terra. Sull'attesa del vaccino, padre Antonio ha ricordato che esistono altre urgenze che richiamano l'attenzione all'impegno per la giustizia, l'accoglienza e l'integrazione dei soggetti fragili e vulnerabili della società. Possiamo metterci sulla via del superamento della crisi sanitaria, ha affermato, ma non con l'intento di rifare le cose come prima, recuperando la gioia del servizio nell'educazione, nella sanità, nella tutela degli anziani, dei giovani e del lavoro. Infine, padre Antonio ha fatto anche il punto sulla ripresa delle attività ecclesiastiche e della celebrazione dei sacramenti in tempo di emergenza sanitaria. Siamo precipitati in una crisi socio-ambientale sanitaria. Papa Francesco ci ricorda che tutto è connesso. Ecco perché siamo entrati in questa tempesta, così viene definita da Papa Francesco, e ora per fortuna preghiamo e speriamo di poterne venire fuori. Abbiamo appreso che non siamo onnipotenti, abbiamo appreso che siamo tutti vulnerabili, abbiamo appreso anche che il virus non guarda le religioni, i confini, la politica, siamo tutti umanamente sovraesposti, perché dobbiamo riscoprire quella grande visione di famiglia umana e universale. La prima grande lezione è la solidarietà, sentirsi gli uni accanto agli altri. Papa Francesco ha detto che noi non possiamo avere la presunzione di vivere sani in un mondo malato. E in questo tempo Dio ha parlato. Dio ha parlato nella pandemia. Dio ha parlato con la pandemia, Dio ha parlato della pandemia. E molti hanno creduto ingenuamente che Dio ci abbia più puniti. No, noi stiamo raccogliendo i frutti amari di un delirio, di una tracotanza che ci ha fatto massacrare le relazioni sociali, le relazioni con l'ambiente e ha fatto crescere un'economia dello scarto che impoverisce gran parte del mondo. Ecco perché è necessario che solamente un'alleanza e una riscoperta della solidarietà, di una antropologia solidale e accogliente possa dare futuro al mondo. O ci salveremo insieme o periremo tutti insieme. E ci spostiamo adesso invece a Pisciott. Azione Popolare non è un partito politico, è un nuovo modello di idea progettualità per il territorio. Parte da qui l'iniziativa di Cristian Greco, giovane cittadino del Cilento, originario del comune di Pisciotta. Azione Popolare è una community sul social di Facebook che darà la possibilità agli utenti di internet di scambiarsi messaggi e partecipare a forum di discussioni su argomenti di comune interesse. Questa idea, sottolinea Cristian, nasce dalla necessità di creare un luogo di discussione, confronto, uno spazio aperto per stimolare il dibattito pubblico, per costruire scenari, realizzare progetti e contribuire alla crescita sociale ed economica del territorio. Senza alcuna distinzione politica, ci tiene a rimarcare il giovane cilentano, siamo aperti a tutti i giovani e non volenterosi e laboriosi che desiderano apportare il proprio contributo alle idee e tematiche cruciali per il
paese, cresciamo insieme, vi invito ad aderire in tanti, e questo è l'appello di Christian Greco. E con questa notizia andiamo a chiudere l'edizione di oggi. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e per averci preferito. L'appuntamento con la nostra informazione rinnovato ad una prossima edizione. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.